Netta affermazione delle espedienze cascinare allo Spivak di Cingoli. I ragazzi di Zotti regolano all'inglese la cingolana, si mantengono imbattuti e con la porta inviolata dopo 270 minuti di campionato. Sconfitta senza attenuanti per la cingolana di Mazzaferro, timida e remissiva nel primo tempo, generosa ma inconcludente nella ripresa. Disparità tecnica e organizzativa a tratti lampante fra le due compagini. L'Espedienze si candida a recitare un ruolo da protagonista in questo campionato di eccellenza. Cingolana con un classico 4-4-2, confermato in blocco l'11 che ha sconfitto l'Atletico Piceno nel turno infrasettimanale. Negli ospiti Bugiolacchi è il punto di riferimento offensivo, supportato da Cesani, Giandomenico e Argira, un terzetto di assoluto valore per la categoria. Primo tempo di chiara marca il Pidiense, la squadra di Izzotti gioca con personalità e autorevolezza. Cingolana timorosa e inconcludente, in palese difficoltà specie sulle corsie laterali. Al quinto Argira sfonda sulla sinistra, cross basso per Bugiolacchi, doppia conclusione ribattuta dalla retroguardia cingolana. Al settimo duetto Cesani-Alessandrini sull'out di destra, cross sul secondo palo per Argira, contenuto con affanno dalla difesa di casa. La cingolana non riesce ad allentare la pressione, gli ospiti insistono e al 17° confezionano un'altra ghiotta occasione. Bugiolacchi, pescato sul filo dell'offside, calcia su Gambadori in uscita. Non si ferma il monologo della formazione in maglia bianca. Al 21° Cesani sfrutta un'indecisione generale del pacchetto arretrato cingolano e batte a colpo sicuro, grandioso riflesso di Gambadori che alza la traiettoria oltre la traversa. Sono le prove generali del gol che arriva al 26°. Assist volante di Giandomenico per Bugiolacchi che tutto solo trafigge Gambadori con una secca conclusione al volo. Dopo il gol realizzato l'Espedienze rifiata, ma la reazione della cingolana è inconsistente. Da segnalare una conclusione di Carca al 36° che esce alla sinistra di Marinelli. Squadre a riposo sullo 0-1. Secondo tempo con pochi spunti di cronaca, partita nervosa e spezzettata da un arbitraggio troppo fiscale e titubante in diverse occasioni. Al quarto d'ora Giandomenico pennella sul secondo palo, Gambadori manca l'uscita, Bugiolacchi in allungo non arriva sul pallone. Cingolana più propositiva e manovriera del primo tempo, ma incapace di dare un filo logico alle proprie avanzate. Gli ospiti attendono Sornioni, al 24° piazzano il colpo vincente. Argira da sinistra porge un assist irripetibile a Bugiolacchi che ha il tempo di controllare ed impallinare Gambadori con una precisa conclusione di destro. Al 28° sussulto d'orgoglio dei locali, inserimento centrale di Schiavoni che in un primo momento è costretto a defilarsi, poi mette al centro per Carca, anticipato alla disperata da Mannocchi. Quarto d'ora finale senza emozioni, la cingolana cerca il gol della bandiera ma non crea grattacapi a Marinelli, finisce 2-0 per gli ospiti.